dire presunta trattativa, vi stanno mentendo. La trattativa è sicura, è certa, la trattativa è avvenuta. Non c'è soltanto la sentenza Tagliavia, che è un primo grado, molto importante perché specifica che la trattativa non l'ha cercata la mafia, l'ha cercata lo Stato con la mafia. Quindi è lo Stato che va a patti con la mafia. La mafia, naturalmente, incassa. La trattativa è già certificata in via definitiva dalla sentenza del processo Borsellino bis, fatto a Caltanissetta, PM di udienza tra gli altri Nino Di Matteo, che credo sia qui presente in piazza, in questa via, e che saluto con gratitudine, che credo di poter condividere con voi nei confronti suoi e nei confronti di tutti i magistrati di Palermo, di Caltanissetta e di Firenze che qualcuno vorrebbe coordinare, mentre sono coordinatissimi da diverso tempo, solo che lavorano su tre fronti diversi. La procura di Caltanissetta si occupa del delitto Borsellino più uomini della scorta e del delitto Falcone più uomini della scorta. La procura di Firenze si occupa delle stragi del 93 avvenute appunto a Firenze, a Milano e a Roma, e la procura di Palermo si occupa della trattativa che accompagna e probabilmente origina le stragi, almeno a partire da Via D'Amelio e a proseguire con quelle del 93, e che provoca prima l'accelerazione di queste stragi e poi la fine di queste stragi. Le stragi sono finite, ma la trattativa non è finita, la trattativa prosegue anche oggi, con ricatti incrociati di cui vediamo ogni tanto i riferimenti in indagini aperte ancora in queste ultimissime ore. Questo per essere chiari, la trattativa non è presunta, la trattativa è certa. Si dirà, ma allora perché fanno le indagini? Non fanno le indagini per scoprire se la trattativa c'è stata, fanno le indagini per scoprire chi l'ha fatta e se tra coloro che l'hanno fatta sono stati commessi dei reati e chi li ha commessi. Quindi la trattativa è certa, bisogna stabilire se ci sono delle responsabilità penali e in capo a chi. Questo è quello che sta facendo la Procura di Palermo. Qual è la ricostruzione contenuta nella indagine appena chiusa dalla Procura di Palermo nell'atto di metà giugno, che ha concluso le indagini e ha notificato le posizioni in capo agli avvocati dei vari personaggi coinvolti? È una ricostruzione che sembra complicata, ma che in realtà è abbastanza semplice. Tutto comincia con il delitto Lima. Delitto Lima è il 12 marzo del 92. Chi è Lima? È l'uomo di Andreotti in Sicilia, è un mafioso, è un parlamentare europeo della Democrazia Cristiana, è l'uomo che insieme ai cugini Salvo, mafiosi anche loro e democristiani anche loro, ha promesso ai mafiosi l'annullamento in Cassazione delle condanne del maxi processo istruito da Falcone, Borsellino e dal loro pool. Il processo arriva in Cassazione, i mafiosi sono sicuri che le condanne verranno annullate dal solito giudice Carnevale, detto l'ammazza sentenze. E invece, grazie alla presenza di Giovanni Falcone, che non fa più il magistrato ma è funzionario al Ministero della Giustizia con Claudio Martelli, addirittura dentro il governo Andreotti, bene, il Ministero della Giustizia, su impulso di Falcone, suggerisce alla Cassazione di far ruotare i presidenti che si occupano dei processi di mafia, non più sempre e soltanto Carnevale ma anche altri, e infatti viene designato un altro giudice che si chiama Valente, e sarà un caso, ma la prima volta che le condanne dei mafiosi vengono confermate in Cassazione è proprio la prima volta in cui non è Carnevale a presiedere il collegio di quel processo. E così il 30 gennaio del 92 i mafiosi vengono quasi tutti confermati nelle loro condanne, ergastoli o molti anni di carcere. Speravano di uscire, restano dentro. È la fine dell'impunità della mafia dopo decenni di sentenze di insufficienza di prove. La vendetta della mafia si scatena contro chi aveva promesso un buon esito di quel processo.
viene assassinato a Mondello Salvo Lima, 12 marzo, verrà assassinato uno dei cugini Salvo nei mesi successivi, l'altro è già morto di morte naturale, e poi c'è una lista di politici nazionali che la mafia ha deciso di eliminare o per vendicarsi perché non hanno mantenuto le promesse o perché hanno tradito le attese dopo aver ricevuto voti mafiosi. È il caso di Martelli, è il caso di Mannino, è il caso di Vizzini, è il caso di Andreotti, si pensa di colpire Andreotti o di colpire i suoi figli, e di altri politici.